Buongiorno a tutti, bentornati sul nostro canale. La ricetta di oggi, oltre che semplicissima, è eccezionale. Se amate la pizza, ma state seguendo un regime low carb o siete intolleranti al glutine e non potete mangiare la pizza tradizionale, oggi prepareremo una versione perfetta anche per voi e credetemi, vi stupirà. Si tratta di una pizza proteica, senza glutine, senza lievito, senza impasto e che si prepara velocemente con solo due ingredienti, farina di ceci e acqua. Non ci credete, eh? Guardate che meraviglia! Bordi croccanti, centro morbido, un gusto delizioso. Se seguirete passo dopo passo, dose e procedimento, otterrete una pizza favolosa anche voi. Mi raccomando, seguitemi fino alla fine. Per alcuni consigli pratici e per una bella news per tutti voi. Passiamo subito al procedimento. Setacciamo la farina di ceci in una ciotola capiente. Aggiungiamo l'acqua a temperatura ambiente. Versiamola pian piano mescolando per evitare che si creino dei grumi. Aggiungiamo anche un po' di sale. Lasciamo riposare coperta in frigo da 2 a 6 ore in base al tempo che abbiamo a disposizione. Nel frattempo prepariamo il condimento. È necessario utilizzare la polpa o i cubetti di pomodoro, non la passata perché è troppo liquida. Aggiungere alla polpa di pomodoro 2 pizzichi di sale, l'origano a piacere, io l'adoro per cui abbondo sempre, e infine un cucchiaio di olio. Coprire e tenere in frigo. Dato che la mia carta forno non è abbastanza grande per rivestire la leccarda, ho piegato il foglio come potete vedere qui di seguito. Se non avete questo problema, potete passare direttamente al passaggio successivo. Giù in descrizione trovate i vari capitoli del video. Bagniamo con un po' d'acqua la leccarda del forno e appoggiamo sopra il foglio di carta. A questo punto possiamo dedicarci alla farcitura. Potete condirla come più vi piace, facendo attenzione a non utilizzare ingredienti troppo liquidi. Questo è fondamentale per la buona riuscita di questa ricetta. Io ho grigliato zucchina, cipolla rossa, funghi champignon, peperone e melanzana, ungendoli con un filo d'olio e del sale. Passato il tempo di riposo, prendiamo la nostra ciotola con la farina di ceci e con una schumeruola eliminiamo l'eventuale schiumetta bianca che si sarà formata in superficie. Non sempre presente, dipende dalla farina che utilizziamo. Aggiungiamo ora erba cipollina e aglio in polvere.
Versiamo abbondante olio sulla teglia. Mi raccomando, non diminuite le quantità di olio in questa fase perché è necessario per rendere la base sotto dorata e croccante. No, non ci posso credere. Tranquilla, tutto calcolato, andrà liscio come l'olio. Sì, come no. No comment. Versiamo la pastella nella teglia e mescoliamo con una spatola con movimenti lenti. Inforniamo a 200 gradi in forno ventilato, mi raccomando già caldo, per circa 30 minuti. Eccola pronta, guardate che bella dorata, con i bordi e la base croccanti e cotta alla perfezione. Stupenda! Prima di toglierla dal forno, verificate la parte sotto e i bordi, devono essere come vedete nel video. Condiamo con il pomodoro che abbiamo preparato prima, farcendola come più ci piace. Io adoro le verdure, per cui l'ho ricoperta da tante verdurine grigliate, squisite. Rimettiamo in forno, sempre a 200 gradi ventilato, per altri 5-10 minuti. Togliamo dal forno e aggiungiamo la mozzarella. Quella che ho utilizzato io è senza lattosio, ma se preferite potete utilizzare una mozzarella vegana oppure potete ometterla, non è fondamentale. Rimettiamo di nuovo in forno, questa volta spento, per alcuni minuti, fino a quando il formaggio non si sarà sciolto. Guardate che spettacolo, non potete capire il profumo che c'è nell'aria, meraviglioso, deliziosa. Riepilogando, gli step fondamentali sono: non diminuire le quantità di olio, farcire con ingredienti non troppo acquosi, le verdure è meglio cuocerle prima infatti, il forno deve essere caldissimo e soprattutto ventilato, prima di toglierla dal forno verificate che i bordi e la base siano ben cotti e dorati. La mozzarella va aggiunta solo alla fine a forno spento, mi raccomando. Fidatevi, è molto più semplice a farsi che a dirsi. Fatemi sapere se la farete, se la ricetta vi è piaciuta. Come vi ho anticipato all'inizio del video, ho una sorpresa per voi. Dato che ci manca davvero poco per raggiungere 500 follower su questo canale, per ringraziarvi del supporto e della fiducia, abbiamo pensato ad un bellissimo regalo per tutte le persone che si saranno iscritte al nostro canale. Vi svelerò tutto nel prossimo video, per cui se non siete ancora iscritti, ricordatevi di farlo e di attivare la campanella per non perdervi le prossime ricette e vari aggiornamenti. Vi lascio con un po' di suspense. Grazie ancora per aver guardato il video. Alla prossima, un abbraccio da Sandra.